fatto scegliere, gli ho fatto impostare pennello morbido e pennello netto, ma cliccando, vedete, su questa cartellina qua, le dinamiche e le impostazioni delle forme dei pennelli sono tantissime. E sapere un po' come funzionano può risultare sempre utile. Per il web design, credo poco, ma si sa mai. Allora, siete tutti con questo schermetto davanti? Perfetto. C'avete forma punta del pennello evidenziato. Queste sono le prime impostazioni. Io una prima cosa che posso fare quando utilizzo un pennello tondo che non ha una forma particolare è schiacciare questo pennello, vedete? Schiacciare la sua forma. E posso anche de determinarne l'inclinazione. Teoricamente già mi sono fatto un pennello che assomiglia alla forma degli evidenziatori. Cioè, se voi prendete un evidenziatore e fate così, avete un tratto. Questi due parametri, schiacciamento e rotazione, li trovate qua. Angolo e rotondità. Potete anche modificarli semplicemente rotellando. Nel momento in cui avete un casino, dice, oddio, che ho fatto? Ricliccate qua sopra, su 30. E state di nuovo a posto. Quindi potete giocare con qualsiasi parametro. Vi riprendete una preimpostazione e ritorna tutto come prima. Quindi orientamento e rotazione e rotondità, che non è la morbidezza. Morbidezza è la sfumatura dei contorni. Rotondità è quanto è non circolare, cioè quanto è circolare il pennello circolare. Ok, allora andiamo nella prima dinamica forme. Per dinamica forme, appena ci cliccate sopra si attiva. Appena si attiva, qua sotto vi dà un'idea di quello che fa il pennello, perché si è attivato tutto. Io adesso non so quali sono i vostri default qua. Che ci avete come default? Quindi ci avete 0. Allora, con 000, cioè con tutti gli slider a sinistra, io attivo o disattivo dinamica forme, non succede niente. Dinamica forme serve proprio per aggiungere variazione casuale alla pennellata. E la cosa carina, una delle prime cose carine, è variazione dimensione. Se l'aumento, che succede? Che io mentre faccio il mio tratto, il pennello varia la sua dimensione. Cioè io sono partito da un pennello 30 e lui varia la sua dimensione. Da un minimo dell'1% a un massimo 100%, cioè dal più piccolo al più grande. Se io voglio invece una variazione tremolante che non faccia tutto questo blob, io potrei dire che la variazione deve essere dal 100 al 99. E vedete, se ci fate caso, da 100 a 90, la variazione di dimensione è da 30 al 90% di 30. Quindi questo è il range in percentuale. 100% indica 30, cioè indica la sua dimensione iniziale che era 30 pixel. Variazione angolo. Con variazione angolo e un pennello tondo non ci faccio niente. Perché? Perché variazione angolo varia la rotazione del pennello. Ma che succede? Varia questa cosa qui. Ma se il pennello è tondo, io questo lo posso girare come voglio, in realtà non mi cambia niente. Se mi vado a scegliere se qua vado a impostarmi un pennello strettissimo, quindi fatto a punta di coltello, posso verificare la variazione di angolo. Mi fa le stelline, vedete? Perché mentre dipingo lui gira il pennello e posso assegnare questa variazione casuale che va, si muove di poco o si muove di tanto. Il consiglio che vi do, doveste riprendere questi parametri, è vederne uno alla volta, cioè cercare di capire quello che toccate, che cosa fa. Perché
È un casino se metto variazione dimensione e variazione angolo. Ottengo un qualcosa che non riesco a spiegarmi. Sì, variazione angolo è carissimo. Cosa succede? Al momento, il pennello è troppo, ma troppo vicino tra di, perché la spaziatura è vicina. Se voglio vedere l'effetto vero e proprio, posso aumentare la spaziatura. Vedi che succede? Cioè, io con gli stessi parametri e cambiando la spaziatura ottengo effetti diversi. Questo per mascherare per esempio peli e barbetta è fenomenale, perché ti dà proprio la casualità tutte queste variazioni, cioè la velocità con la quale questo pennello si muove e spara le pennellate, sono date sempre dalla spaziatura. E la spaziatura è con che frequenza viene data io dico sempre, immaginate i pennelli come dei timbrini. Cioè, come un omino che quando voi passate timbra di più, timbra di meno. La spaziatura aumenta, cioè la timbrata la fa più lenta, spaziatura veloce è una mitraglietta. In più, potete anche scegliere di abbassare il flusso. E quindi farla più leggera. Flusso lo lasciamo per adesso invariato. Riprendiamo dinamica forme. La variazione d'angolo penso che sia si sia capito. Variazione di rotondità. La rotondità è questa. Varia man mano che dipingete questa cosa qui. Quindi se io imposto ho il pennello tondo e gli dico varia la rotondità e gli dico varia da un minimo piccolissimo a un massimo, lui mi ruoterà il pennello, lo farà sarà tipo una pallina che lui aumenta o diminuisce. Che cosa faccio? Ritorno su punta del pennello e imposto di nuovo 30, cioè mi reimposto, tolgo la dinamica forme perché voglio vedere che cosa succede con dispersione. Quindi ho tolto la spunta, ho disattivato dinamica forme e attivo dispersione. Dispersione serve per spostare, per dare uno spostamento casuale al pennello. Cioè il pennello non segue più il percorso che voi tracciate, ma si sposta di un poco. Di quanto si sposta lo decidete voi con questo slider. Entrambi gli assi si riferisce al fatto che al momento quando si disperde, cioè quando viene lo spostamento, avviene lateralmente rispetto al percorso del pennello. Cioè se io faccio l'ondina, lo spostamento va a destra e a sinistra rispetto al percorso. Se io imposto invece entrambi gli assi, lo spostamento va casualmente da tutte le parti. E questo per poter pallinare è fantastico, perché faccio così, guardate, velocemente sparo una serie di pallini. Poi a seconda che cosa succede? Tutte questi effetti, guardate, se io clicco e tengo premuto ma non mi muovo, non avviene dispersione. La dispersione avviene solo nel momento in cui mi muovo. Ma se io attivo l'effetto aerografo, se io clicco e tengo premuto, la dispersione avviene nel tempo, anche se sto fermo. Cioè l'effetto aerografo non fa altro che sparare inchiostro anche se non vi muovete. Mentre se non c'è, voi per poter attivare il pennello vi dovete muovere, altrimenti non si attiva. Con l'aerografo si attiva anche se state fermi e tenete premuto.
La velocità con la quale viene sparato, vengono pallinati, è data dal flusso. Se io metto un flusso 16, in realtà hanno cambiato un po' di cose. In questo caso fa un po' di trasparenza. Non l'avrebbe dovuto fare, però. Vallo a capire. Questo è per aumentare il numero di pallini, ma con uno il conteggio già va più che bene. Variazione conteggio funziona, non è che funzioni così tanto. Adesso io supero texture pennello doppio perché questi sono molto avanzati, in realtà non servono neanche tanto se prima non si comprendono bene tutti gli altri strumenti. Una cosa carina, io adesso tolgo dispersione, vado su dinamica colori. Dinamica colori mi permette di variare casualmente quello che è variazione primo piano sfondo, significa che è variazione tra il colore di primo piano e il colore di sfondo. Significa che se io come primo piano c'ho un rosso e come secondo piano c'ho un verde, giusto per farmi male gli occhi, se io imposto una variazione di primo piano massima, quando clicco, guardate che succede, faccio le arlecchinate, perché ogni volta che lui fa un pallino, sceglie una sfumatura tra il colore di primo piano e il colore di sfondo. La variazione, se io imposto una variazione bassa, avverrà, cioè il colore primario sarà il rosso, andrà verso il verde, ma andrà poco. Se voglio far comparire di più il verde. Ma il bello di questa cosa qui qual è? Il bello è. Che se io unisco questo pallinatore ad esempio alla dispersione, io faccio i coriandoli. Perché non solo sposto, ma cambio anche il colore. Variazione primo piano sfondo: se io ho due colori di riferimento, posso fare i pallini sfumati tra i due colori. Elimino un attimo, porto a zero questo per vedere gli altri effetti. Un altro è variazione tonalità. Vi ricordate tonalità saturazione? Variazione tonalità muove casualmente il colore variando la tonalità. Quindi io sto usando il rosso. Se imposto una variazione tonalità media, mi aspetto che i pallini andranno verso il giallo e verso l'arancione, verso il magenta, perché a destra e a sinistra del rosso c'è da una parte l'arancione e dalla parte il magenta. E infatti. Se vedete, questo per fare gli sfondi colorati per le feste è fantastico. Mia figlia la ipnotizzo subito. Le faccio sti pennelli, la metto là e lei sta mezz'ora che si spara i colori, sì. Aumentando la variazione di tonalità, lui sceglierà tra le diverse tonalità, arriverà fino ai blu, perché poi. Esagerando. Variazione, saturazione e luminosità fanno entrambi le stesse cose, variano. Nel caso della saturazione, avrò dal rosso al rosa. Nel caso della luminosità avrò il rosso chiaro e il rosso scuro. Se voglio fare proprio il delirio totale, aumento tutti quanti e avrò tutti i colori dello spettro scibile. Ma non è finita qua, non è finita qui.